introduciamo ora il segmento della terapia. Intanto colgo l'occasione per ringraziare e presentare il sindaco di Mondovì, Paolo Adriano, per essere qua con noi, a cui chiederei di leggere le linee guida e il nome del premiato del segmento terapia. Grazie a voi. L'associazione assegna il premio Res Publica per la terapia ad un eccezionale progetto legato all'assistenza dei malati dal virus. Un ente promotore, un ospedale, una clinica, oppure una persona. L'ente premiato deve dimostrare, attraverso il sacrificio personale dei dipendenti, di non esitare ad esporsi persino a danno individuale. I parametri di valutazione sono il numero dei degenti assistiti, i reparti coinvolti, il numero di dipendenti coinvolti e di casi di sacrificio personale, la pertinenza del progetto sanitario con i valori etici promossi dal premio. Pertanto, sulla scorta di queste linee guida, la giuria del premio Res Publica è orgogliosa di annunciare l'assegnazione del premio all'ospedale Santo Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Mi congratulo con la dottoressa Maria Beatrice Stasi, il direttore generale dell'ospedale, alla quale va il nostro più grande senso di ammirazione. Grazie sindaco. Vediamo ora insieme il documentario per illustrare il nostro primo premiato. Bergamo è stata epicentro dell'emergenza sanitaria. Domenica 23 febbraio all'ospedale Papa Giovanni XXIII venne ricoverato il primo paziente positivo al Covid-19, due giorni dopo il primo caso di ricovero in Italia. Quel giorno nessuno immaginava a che cosa si sarebbe andati incontro. Ricordo molto bene, stavo tornando da una conferenza a Roma e ho sentito che c'era un paziente Covid a Codogno. Bergamo è un modello particolare perché il numero di casi è stato enorme e concentrato nel tempo. Le prime tappe risalgono, diciamo, attorno al 22 di febbraio, giorno in cui abbiamo inaugurato la nostra unità di crisi, che tutti i giorni si è riunita per trovare una risposta tempestiva rispetto al virus che stava arrivando. Il sabato mattina, quindi senza pazienti, abbiamo fatto la prima incontro, la prima task force in ospedale e abbiamo provato a ipotizzare, senza avere informazioni adeguate, che cosa poteva succedere e da lì abbiamo montato un sistema. La gente, ma anche gli operatori, non capivano esattamente in quale tipo di mondo stavamo entrando. Noi stessi non capivamo fino a dove si sarebbe espansa questa situazione. Ma 137 giorni dopo quella data, l'8 luglio scorso, l'ospedale ha comunicato che i reparti di terapia intensiva erano finalmente diventati COVID-free, ovvero senza più ricoverati positivi al coronavirus. Un traguardo reso possibile grazie all'impegno degli oltre 400 operatori che hanno lavorato in terapia intensiva, tra medici, infermieri, operatori di supporto e personale delle pulizie. In queste settimane il nosocomio è alle prese con il nuovo aumento dei contagi. La tenacia e la determinazione non sono cambiati. Chiederei quindi ora al sindaco di leggerci le motivazioni di questo premio assegnato al Giovanni XXIII. Grazie. La giuria assegna il premio Res Publica 2020 comparto terapia contro il Covid-2019 all'ospedale San Giovanni XXIII di Bergamo.
La giuria riconosce che l'ospedale coniuga nella sua ispirazione come nel suo operato i concetti chiave del premio: assistenza al prossimo, senso civico e impegno per il bene comune. San Giovanni XXIII è una delle strutture sanitarie più impegnate in Italia nei momenti tragici dell'infezione. La giuria del premio apprezza in primo luogo l'impegno umano e professionale della direttrice generale, dottoressa Maria Beatrice Stasi, che ha guidato con determinazione e affabilità le operazioni sanitarie, ispirando fiducia e speranza nei dipendenti quanto nei ricoverati. Al contempo, la giuria identifica nel reparto emergenze e terapie intensive il fulcro dello sforzo a difesa dei più colpiti dal virus. Identificando il reparto, la giuria desidera onorare il direttore dottor Luca Lorini e tutto il personale, medici, infermieri e addetti tecnici, che hanno affrontato i momenti drammatici. Secondo la giuria, non c'è impegno civile più toccante che fornire assistenza basata su attenzione e premura, a salvaguardia della dignità della persona malata. Grazie, signor Sindaco. Abbiamo parlato a lungo della dottoressa Stasi, direttrice generale del Giovanni XXIII, ma qual è il suo ruolo in questa lotta contro la pandemia che stiamo vivendo? Scopriamolo insieme guardando l'intervista alla dottoressa Stasi. Sono Maria Beatrice Stasi, sono direttore generale della SST Papa Giovanni. Io ho avuto la notizia del primo ricoverato Covid positivo al Papa Giovanni e abbiamo istituito subito l'unità di crisi, che ancora oggi è quella che sta governando tutti i processi organizzativi al Papa Giovanni. La sensazione fino allora che si stesse parlando di Cina, di persone che avevano dei contatti con i cinesi, di un mondo comunque lontano, che tra l'altro si è avvicinato a noi con una velocità veramente incredibile. Cioè, noi siamo partiti il 22 febbraio, nel giro di pochi giorni avevamo il pronto soccorso pieno di ambulanze, di persone che avevano bisogno di ricoveri, non per disturbi da codice bianco o codice verde, ma avevano bisogno di ossigeno. Siamo arrivati quindi al momento cruciale. Chiederei al signor Sindaco di consegnare in maniera virtuale il premio al Giovanni XXIII per poi consegnarglielo fisicamente quando si potrà, eventualmente. Bene, ora ascoltiamo le dichiarazioni d'accettazione della dottoressa Stasi al nostro premio. Permettetevi di ringraziare il premio Respubblica per aver pensato a questo grande ospedale, il Papa Giovanni, che ho l'onore di dirigere e rappresentare. Il Papa Giovanni è un grande ospedale, circa 1000 posti letto, che fa parte di una grande azienda sociosanitaria territoriale. E ha avuto la disavventura di incappare nel Covid, che io ho definito più volte un pugno nello stomaco, tra i primi nel mondo occidentale, di un mondo che si pensava lontano, di qualcosa che si pensasse provenisse dalla Cina, che in realtà ci siamo trovati in casa nostra, direi, in pochissime ore. In pochi giorni ci siamo trovati ad affrontare la necessità di ricoverare 2300 persone gravi, tutte bisognose di ossigeno. Abbiamo ampliato l'inverosimile le nostre terapie intensive, che già sono molto dotate, sono passate da 72 posti a oltre 100, di pazienti che abbiamo seguito, intubato ovunque era possibile, sale operatorie, pronto soccorso e naturalmente nelle terapie intensive. E in quel momento molti di noi si ammalavano, io stesso ho contratto il Covid, ma grazie al cielo sono riuscita a curarmi a casa. Abbiamo attraversato dei momenti difficilissimi e quello che abbiamo imparato in questa storia che ancora si sta scrivendo oggi è che il destino e il finale è scritto nei comportamenti di ognuno di noi. Se ognuno di noi sarà capace di affrontare il virus con quelle che sono le raccomandazioni, questo sarà il modo migliore per rispettare il grande lavoro che qui abbiamo fatto. Bergamo è stata una trincea avanzata del Covid, è stato un modello perché ci chiamavano da tutto il mondo per chiedere che cosa stavamo facendo, come ci stavamo organizzando. Questo ci riempie d'orgoglio ma anche di consapevolezza che da questa vicenda se ne può uscire se tutti insieme abbiamo veramente la tenacia e la volontà di uscirne con i comportamenti innanzitutto. Questo è il miglior modo per premiare e rispettare il nostro lavoro. Grazie davvero di cuore da parte mia e da parte dei 4600 collaboratori della SST Papa Giovanni di Bergamo. Ringrazio il sindaco Adriano per essere stato con noi qua oggi e chiudiamo così il segmento della terapia.